Buonasera a tutti. Innanzitutto permettetemi di ringraziare Pasquale, Ficocelli e Teletrio che mi consente di raggiungere con questo messaggio tutti e ciascuno. Questo messaggio è semplicemente per fare gli auguri di non un semplice buon Natale, ma di un vero Natale. Perché di un vero Natale? Semplicemente perché noi a Natale ricordiamo la nascita di Cristo, la nascita di Gesù. E se noi togliamo Gesù dal Natale, resta ben poco. Però c'è anche da dire che Natale è una festa che accomuna tutti, credenti e non credenti, perché è il momento in cui la famiglia ci si ritrova, è il momento in cui si sta insieme. Un Natale particolare, perché è il secondo Natale che viviamo nella pandemia. E il mio pensiero in questo momento va soprattutto agli ammalati di Covid, alle persone che sono in quarantena, un saluto speciale al sindaco Tonino che sta vivendo questo momento di prova e di difficoltà, il mio abbraccio e la mia preghiera e il mio grazie per tutto quello che fa per la nostra comunità di Faggiano. Vi dicevo, in questo momento, ecco, il mio abbraccio vuole raggiungere tutte le persone, tutti, perché il Verbo si è fatto carne per raggiungere tutta l'umanità e il Natale è proprio la festa del Verbo fatto carne. E poi per questa comunità di Faggiano, ecco, il Natale ha un sapore particolare perché qui c'è la tradizione bellissima che quest'anno riprende dopo il blocco per via del Covid del presepe vivente. E come ho avuto modo di ricordare più volte, il presepe vivente, la bellezza di questa iniziativa è che unisce tante persone, credenti e non, praticanti e non, ammesso che si possano fare delle differenze, perché davanti agli occhi di Dio siamo tutti esseri umani e siamo tutti amati. Ed è bello che tutta una comunità è impegnata nel rendere visibile il mistero più grande, che è il mistero dell'incarnazione. E questo ha portato a una cosa importantissima che per me è un vanto, che è il gemellaggio con la città di Betlemme in Terra Santa. Ecco, il mio abbraccio, il mio saluto giunga idealmente, e la mia preghiera soprattutto, ai tanti fratelli e sorelle di Betlemme e della Terra Santa, terra dove il Verbo si è fatto carne, dove è vissuto nostro Signore, dove un popolo ha vissuto l'alleanza con Dio, vive l'alleanza con Dio, dove Cristo è nato, morto ed è risorto, dove è nata la Chiesa, un popolo, ahimè, è una terra martoriata da tanto odio, da tanta sofferenza. Ecco, la Betlemme con cui noi siamo gemellata è costeggiata da un muro di vergogna, perché è un muro che separa un popolo dall'altro, un muro che separa famiglie, che separa una terra. Ecco, Cristo è venuto per abbattere i muri e noi oggi, questo Natale, vogliamo pregare perché siano abbattuti i muri e siano costruiti i ponti. E tutti, come ci ricorda Papa Francesco, dobbiamo essere artigiani di pace. Ma Terra Santa non è soltanto Betlemme. Terra Santa è anche questo luogo dove il Signore da pochi mesi mi ha chiamato a svolgere la missione di
padre e fratello, di parroco di questa comunità. Ecco, un saluto innanzitutto a Don Graziano e alla comunità di San Crispieri. La bellezza che in questa realtà di Faggiano ci siamo due parrocchie, ma la bellezza di un'unica realtà, perché la Chiesa è una e quindi non esistono divisioni, non esistono fazioni, ma tutti lavoriamo per la gloria di Dio e per il bene comune. Vi dicevo che questa è Terra Santa. È Terra Santa perché qui sono stato chiamato a venire, come viene uno strumento d'amore, scalzo, povero e possibilmente ricco di Lui, certamente ricco di Lui per il ministero e il dono del sacerdozio che ho ricevuto. Quest'anno, pensando ecco a Betlemme e pensando al purtroppo alle tante persone che oggi, come 2000 anni fa, le tante famiglie che non trovano posto nell'alloggio, che non trovano posto da nessuna parte, ai tanti bambinelli al freddo e al gelo, abbiamo pensato di vivere il vero senso del Natale. Natale è anche solidarietà, Natale è anche come Dio che si unisce all'umanità in quell'amore portando la salvezza. È per questo che abbiamo voluto realizzare con i bambini dell'Oratorio San Giuseppe, abbiamo voluto realizzare questo albero di Natale con sotto i viveri che la gente generosamente sta donando per le famiglie bisognose del nostro paese e i regali, perché si sa che ogni bambino a Natale sogna un regalo, quindi perché togliere la magia del Natale solo perché non si hanno i soldi? E tanta gente sta rispondendo. Qui vedete anche l'immagine di un regalo che il Signore ha fatto alla nostra comunità, che il giovane il servo di Dio Pierangelo Capuzzimati, per il quale è in corso la causa di canonizzazione, per il quale preghiamo. Quest'anno noi realizzeremo un presepe sull'altare, oltre quello tradizionale che avete già visto, che partendo dal tema che l'Arcivescovo ci ha dato, portatori di fiducia in un cammino sinodale, prendendo spunto da quello che è il tema che il Santo Padre Francesco anche ha dato a tutta la Chiesa, che è quello di riflettere sulla sinodalità, ecco, di fare un po' il punto della situazione, a che punto siamo sulla strada. Chiesa, che cosa dici di te stessa? Noi l'abbiamo cercato di declinare in un'espressione, mi fido di te. E abbiamo scelto come immagine che accompagna questo anno pastorale la famosissima immagine contenuta nella creazione di Adamo del Giudizio Universale della Cappella Sistina di Michelangelo, dove ci sono le due mani che si toccano, che sono protese, o meglio, l'una verso l'altro. Il bello di quelle due mani è che la mano di Dio è una mano tesa, invece la mano di Adamo è una mano non completamente tesa, perché comunque Dio non si impone, Dio lascia la libertà. E pensando un po' a questa fiducia, da dove nasce la fiducia che l'uomo deve porre in Dio oggi? Nasce dalla fedeltà di Dio. Allora ci sarà una frase sul presepe che rimanda alla fedeltà di Dio, e lì dove quelle due mani si uniscono ci sarà il bambinello. Poi ho pensato, dopo aver posto sull'altare, dopo aver riempito di paglia l'altare, di mettere tutte le fotografie
di Papa Francesco che incontra gli immigrati e i bambini e soprattutto perché abbiamo aderito ad un'iniziativa con tutta la comunità, l'iniziativa delle Lanterne Verdi, che spiegherò subito brevemente. Ci saranno tutte le fotografie, molte fotografie reali di profughi che stanno vivendo il dramma dei respingimenti al confine tra la Polonia e la Bielorussia e immagini di immigrati morti in mare. Questo non è per creare suggestione, ma per ricordare che oggi Cristo non è accettato, oggi Cristo è rifiutato. E vi dicevo che abbiamo aderito a questa campagna delle Lanterne Verdi perché al confine tra Polonia e Bielorussia i contadini polacchi mettono delle lanterne verdi sulle loro case per dire ai profughi che qui voi trovate una casa, un luogo dove rifocillarvi, un luogo dove trovare un pasto caldo, dove trovare vestito, dove trovare amore. Allora, noi riempiremo Faggiano e scorteremo il bambinello al presepe vivente con le lanterne verdi. In ogni casa brillerà una lanterna verde che renderà ancora di più questo paese una Betlemme. Io nel fare gli auguri a tutti quanti, vi dico semplicemente che e auguro a ciascuno di noi e a tutti che a partire da questo Natale sia Natale ogni giorno, perché Natale è ogni volta che si ama, Gesù nasce ogni volta che si ama. E allora, sinodalità non vuol dire solo camminare insieme, ma sinodalità vuol dire anche spezzare lo stesso pane, così come Cristo ha spezzato la sua vita, spezzare il pane l'uno per l'altro. E oggi Betlemme sono io, Betlemme sei tu, Betlemme siamo noi. Allora, siamo pronti per accogliere Cristo nel nostro cuore? Buon Natale di cuore a tutti, vi voglio bene, Don Francesco.